qual è di partenza? Qual è la situazione di partenza? Una risata. Cazzo, vi viene da ridere. Non la fate, però siete già in quel... Vi è cambiato l'umore. È sempre quello, eh? È sempre quel monologo, solo che siete tutte insieme. Scusami, Tony, ma in realtà oggi poi lo faremo con il cavaliere, giusto? Sì, sì, questo arriva... Arriva quando è arrivato ieri. No, sto parlando a lui, non a tua amica. No, voi ci avrete proprio il cavaliere davanti. Però il cavaliere... Ci fate quello che volete, lo trattate come un amico, poi lo trattate come te faccio... Guarda, no, siamo amici! E intanto però lo seduci. Ok? Siamo amici, ma ti sto facendo una confidenza. E mentre ti faccio questa confidenza, che sarà capitato, mentre ti racconto tutte le cose meravigliose che ho, te le sto facendo sapere. Ok, vai! Ci siete a due? O qualcuno a tre?
Valeria, tu chi guardi? Anche da lontano, eh? Tu guardi Elena? Allora, fatemelo anche da lontano. Ok? Anche da lontano, però... aiutatemi in questo modo, ripartiamo. E fate sentire, siete in coro, quindi vi viene naturalmente da alzare la voce. No? Invece c'è un pensiero. C'è un pensiero, c'è tutto che questo è il primo, è un pensiero, ok? Fate sentire che state pensando ad alta voce, e quindi è diverso da tutto il resto. Ripartiamo, silenzio, l'ultima volta, concentrate, vai. E scusate, l'ultima cosa, togliete il più possibile, fateli, partoriteli questi U e questo O. Cioè non fate sentire che è scritto, ma che vi viene proprio. Oh, se avessi sposato tutti quelli, è dentro, è la rincorsa per dire se avessi sposato tutti quelli. Non è O, H, B, nascondete un po' queste cose, fatele sentire fino a un certo punto. Vai. Leziosa in uno già è abbastanza palloso, leziosa in 20 è una rottura dei coglioni, ok? Sono pronte? Guardatemi, così ve lo ritrovate, i fiati sono più... ok? Andiamo, 1, 2, 3. Che mai ha detto? Le sue dico che io la vede la sua risposta, eppure se mi volete sposare, ti sarebbe una piccola difficoltà. Io non lo vorrei. Se no, oh, ah, questi, i due, e si riparte, pronte, 1, 2, 3. Oh, avrei pure tanti mariti. Ora. Se ora ti arriva una bella locanda, tutti di me ti innamorano, tutti ti fanno in cattamoto. Occhio. E tanti che ti dicono di sposarti addirittura. Pronto, scudo corto. E questo, signor cavaliere, rustico come un orso, ritrattasi bruscamente. Questo è il primo cavaliere che ha dato la mia locanda, il quale non ha avuto piacere di trattare con me. Non dico che tu sia un salto sabbia a innamorare, ma di prestarmi così è una cosa che mi muove la mia idea di mente.
tra fiato e fiato, quella dopo deve tirar su. Sentite, allora non c'è pausa, fiato, ma è subito. Sono molto più corto. Ok, si comincia a lavorare tutti, dai. Sì. Ce lo scorriamo tutto. Ce lo scorriamo tutto. Ci dobbiamo portarci questi tavoli al volo, sì. Abbiamo ancora un paio di cosette da fare prima. Ah, quando ci sei? Sì, ci abbiamo 10 secondi. Vai giù con questo. Questo ribaltato qua sopra, poi ci portiamo il lampadario scomparsa. Le candele le abbiamo accattate, no? Boh, dove ci hanno pensato loro? No! Vai, ma l'accattato io. Capito? Si fa così. Oh. Dai, vai, Tony, sì. Riesci ad andare al Carrefour e prendere le candele alte? Okay. Grazie. No, forse non ci stanno, perché mi sa che ce l'ha andato Dominic e non ce l'avevo, vedi? Okay. Forse, però... No, da Paccaio ad Argentina forse ce l'hanno. No, vabbè, se no lo compriamo dopo un ferramento. O se no, vediamo, Tony, se c'è il Carrefour bene, se no vieni e cominciamo. Andiamo, può andare a terra, un po', una cosa. Grazie, no, Tony. Sì, però... Quante ne devo prendere? Vale. 6 candele alte. Almeno 6. Grazie, Adriano. Okay. Non troppo. Caliamo, ragazzi, il volo del crollo. Lori, se ci sei infiliamo il tuo passaggio. Perfetto. Va bene, là. No. Se stai qua ci capiamo. Vedi la sequenza delle cose e ci capiamo su dov'è. Merci. Ras. Ragazzi. Ricordiamoci che questo una volta che è cascata la quinta non riesce, puoi uscire un tempo, però stai a pensare quando stai a pensare. Però io faccio io piuttosto, ragazzi, andrei piuttosto faccio un salto sicuramente la guarda a calamare. Si capite che una cosa di prima se possiamo andare qua. Facciamo entrare adesso. No, diciamo, ce lo scorriamo. Okay. Ci fermiamo solo dove Ossa ha bisogno, per le zone dove non ha visto ieri, e provare per esempio quella calata e tutto il candidato con i rumori, esatto. Le cose dobbiamo provare, le proviamo. Quelle che possiamo scorrere, le scorriamo. Dai che mancano 24 36, dai. Ma è lui, è uscito adesso.
Ok, Danilo, solo una questione. Io se fosse d'accordo, visto che a questo punto quando gli attori vanno e vengono vanno sempre quella volta là, per differenziare la vostra idea là, però prima dell'ingresso al pubblico. Adesso lo preferisci? No, il chi è di scena per voi era un 4, il pubblico è tra le 9, adesso lo scusate. Ah, ok, perfetto. Mi sembra chiarissimo. Ok, Andrea, grazie. Ok, ragazzi, tranquilli, grazie. Sediamoci. Ci siete tutti voi, ragazzi? Ci siamo tutti, ragazzi? No. Ok, 2 minuti e cominciamo. Per chi ci manca? Alessandro? Massimo, Daniela, eccoli. Ciao, beh, buongiorno a tutti, a chi non ho salutato. Mi segua, okay, grazie. Mi sarà così anche durante lo spettacolo, okay? Per qualsiasi cosa è prova, lo potete dire o a voce o lo suggerite, non c'è nessun problema. È arrivato. Perfetto. Cominciamo, ragazzi? Sì. Allora, volevo dire veramente due parole prima di cominciare. La prima cosa è che dovete pensare anche al pensiero di Oss e di Mauro, che sono c'erano, insomma. Proprio per non bypassare tutto quello che è successo. Insomma, siamo qua adesso non per ragioni di Stato. Non ci ha obbligato nessuno. L'occupazione non ci ha detto dovete fare questa serata. Questo sia chiaro. È chiaro che sarebbe stato peggio, no? Non farla e non avere questo risultato di essere tutti assieme. Ma questa cosa è avvenuta non perché ci siamo sentiti obbligati. È chiaro che ce ne tenevamo. È chiaro che ci sono stati degli errori. Ci sono state delle incomprensioni, è chiaro che gli ego vengono fuori, perché sono stanchi, anche perché abbiamo avuto tutti e tre la responsabilità di un sacco di persone, per cui è chiaro che certe cose succedono. Poi c'è anche un altro aspetto, che è quello puramente e prettamente teatrale. A teatro si litiga, è normalissimo, cioè è così, non vi sto vendendo la pelle dell'orso, è proprio così. E poi si va in scena comunque si fa quello che si vuole. Non è il nostro caso perché questo comunque non c'era. La sera che io ho detto domani per me adesso è finita, era proprio per evitare questo obbligo di tipo contrattuale, teatrale che non abbiamo. Per cui se siamo qua e siamo riusciti a fare questo, io sono già felice, per me quello di stasera è in più.
È un divertimento che ci prendiamo. Davvero è così. Quello che deve succedere è già successo ieri. L'abbiamo già fatto. Perché c'è la volontà, perché c'era e c'è la volontà di arrivare a una cosa simile. Se non ci fosse stata questa volontà, è chiaro, conoscendo Osso, conoscendo Mauro, conoscendo un po', è chiaro che ci siamo messi comunque a regime perché comunque lo facciamo a teatro. Ma non era questa l'occasione, se siamo qui perché lo vogliamo. Io conosco le qualità di Hussein e so che lui queste luci le avrebbe fatte così, così come le ha fatte, le vedrete, già le avete viste ieri, comunque. Ma c'è un amore, c'è una voglia di farle che va al di là dell'obbligo contrattuale, ed è evidente. E per esempio il suo amore in questa nostra giornata, in questa nostra cosa, è tra i più difficili, perché lui fa delle luci che devono sembrare naturali, con un artificio completo. Per cui per il rispetto al nostro lavoro di non si in realtà in finzione siamo alla massima difficoltà. Così come ieri, quando ho visto, sono veramente, non per farci confini a vicenda, ma ieri sera quando sono andato, sono preparato il letto, ho visto le sedie, qua, queste qua come l'hanno messe. E noi usiamo le sedie da 30 giorni, noi non le abbiamo mai messe. Si vedeva che erano passate di macchine, non so come dire. Era un modo in cui stavano. E quando l'ho visto ho detto, finalmente, non sono più solo nostre, non sono più, sono nostre. Adesso queste cazzo di sedie de merda sono nostre. E quello che andiamo a fare stasera è puro divertimento. Veramente. Finita la pippa, volevo dire due cose. Noi la prova aperta ce l'abbiamo domani. Ah. No, in tutti i sensi, non solo perché spingiamo il limite più avanti, sempre. Non finisce oggi, ma finisce il 37 agosto. Ma perché oggi è come se fosse la giornata di ieri. Noi è domani che abbiamo la prova aperta. Proprio ufficialmente, per noi è così. Noi, quello che faremo stasera, è quello che abbiamo fatto ieri. Non con le ore che ci abbiamo messo ieri, evidentemente. Ce la facciamo messo del mattino. Ma è quello che è successo ieri. Per cui, per quanto riguarda il gruppo maestranti, chiamiamolo così, vuol dire che è chiaro che adesso siete più ferrati di ieri, è chiaro che la scaletta già è molto più concreta per voi dopo questa filata tecnica che faremo, lo sarà ancora di più. Però quello che vi chiedo è di avere anche quegli imbarazzi di ieri ancora, anche quel non saper dove mettersi, che non è facile da fare oggi. Ieri era naturale, oggi è già più, uno, cioè parte lo sa già come andare, evidentemente, no? Ora non è che, allora per due ore è un continuo di... Dove vado, no, però insomma ci siamo capiti. Per quanto mi riguarda, non voglio più sentire memorie da adesso fino a stasera. È finita. Perché sono in cazzo anche, perché ve l'ho già detto, tutta questa attenzione che avete ieri, l'altro ieri, tre giorni fa, ce la dovevate avere da 20 giorni. Per cui non mi fate incazzare, ok? Dato lo farò in scena, che succederà sicuro. Per cui, anche perché è assolutamente così, tutto quello che ripetete adesso va a confondere quel poco che sapete già, per cui diventa un delirio, ok? Finita memoria, passatevi delle cose se non vi ricordate dove dovete andare o qualcosa da fare, ma la memoria è finita. Chiaro per tutti? Perfetto. Per cui è domani, che noi facciamo. Allora, adesso faremo ce lo scorreremo, anche perché certe zone ieri osso non abbiamo visto, specialmente nella mia parte. E ci diciamo subito allora che cosa avviene, tecnicamente, come orari, come cose. Noi alle 19 cominciamo il nostro riscaldamento. E pregherei di esserci anche voi alle 19 solo per vederci, perché è inizio. Così capiamo che siamo tutti insieme. Alle 19 ci vediamo, ci salutiamo, noi cominciamo il nostro lavoro. E voi andate a vedere, ma alle 19 dobbiamo, alle 7:05 dobbiamo essere tutti qua. Quindi ragazzi, questa è una convocazione, nel senso che chi non c'è alle 19 stasera può pure restare a casa. 19:05 tutti presenti, ci guardiamo in faccia, ci sentiamo, ci diciamo, ci facciamo qualche compito a Vicenza e ce ne andiamo, ok? Dopodiché noi cominciamo a lavorare. Alle 21:20
Tony lo segnala a me e lo segnala anche a voi, a Catero che c'è, da La Mezza, perché per noi il piede scena è alle 21:15. Per tutti. E come piede scena vuol dire che è il vostro ingresso. Il nostro ingresso è 21:15. Per cui 21:20 è La Mezza, 35 minuti prima. Poi passa un altro quarto d'ora, per cui 9:05 è il quarto, a 20 minuti. Si fa sempre 5 minuti prima del quarto d'ora. Il quarto sono 20 minuti. Alle 9:10 sono i 5 veri e Tony me li avrà segnalati e io avrò cominciato a far fare loro l'esercizio che ci porta al vostro ingresso in qualche modo, quello che il pubblico comincerà a vedere, perché il pubblico come d'accordo e comincia a entrare alle 9 in punto. Alle 9 in punto viene aperta quella porta, la sala è completamente buia e sono aperte anche queste due porte, queste dello blocco. Così come abbiamo fatto i giorni di lavoratori. La sala è buia, queste due porte sono aperte e loro cominciano a salire. Questo alle 9. Alle 9:10 sono i 5 reali, per voi 5 minuti, e noi stiamo lavorando. Alle 9:15 si entra, è il chiedi scena per voi. Entrate, come è successo ieri? Non entrate lì, non sapete bene cosa fare, e inizia. E viene Mauro da me, lo stanno lavorando e Mauro cominciamo, ce lo siamo detti. Lo vedremo stasera, lo dirà anche Marzo, la voce, e mi dirà, e questa è la cosa, e se siamo bravi dobbiamo riuscire a fare questo, noi dobbiamo fottere anche gli occupanti, loro devono credere, anche io e Mauro, che è ripartita la rumba, è chiaro per tutti? Per cui ovviamente tutto avverrà prima sotto voi, come dire, no? Perché ovviamente lui sa che quando c'è l'esercizio qua non si rompe il cazzo, no? Innanzitutto la cosa leggermente aumenterà, io semplicemente seguirò il mio istinto. E dirò, vabbè, ok, potete andare a cambiare, per favore. Alla loro uscita la cosa, cioè, no, capito, devi interrompere anche se, cioè oggi, domani dobbiamo andare su e tu oggi non la potevamo fare prima, non la potevamo. Se mettiamo d'accordo prima, ma come cazzo le fanno? Sono pronti loro, no, la facciamo, no, non ne pensiamo un'altra volta, Sì, no, e va bene, avevamo detto che, va bene, ok, esatto, ragazzi, lo so, fa ridere, ma la stessa cosa che avevate nel giorno lì di smarrimento, ok? Si risolve ovviamente più veloce, poi si finisce a questo punto. Vabbè, vi posso chiedere di prendere le sedie e di sistemarle? Chiariamolo direttamente. Potete prendere le sedie e sistemarle? Dobbiamo andare avanti tutto il giorno così? Guarda, finisce pure qua. Va bene, veniamo sta forma. E questo è l'inizio. Loro vanno a prendere le sedie e adesso stiamo cominciando a ripetere, ripercorrere quello che succede. 4 e 6, totale. Per cui se osso puoi mettere già, e questo è già il piazzato di lavoro? Ci sei già, perfetto. Andrete a prendere, loro sono fuori, andrete a prendere le sedie che come vedete sono sistemate, tutte le marroni sono qua, con una nera che è la mia. Fatto questo, io mi sarò un po' calmato e vi chiederò, ma ragazzi, vabbè, cominciamo a lavorare, vero Mauro? E qui fate il favore di, possiamo integrarci, mettete le sedie in un, come volete voi, vi consiglio di non mettere qui, assolutamente mi verrà. Così sarà una vera sorpresa per loro. Soppiarsi no? Dove verranno a fare, per cui a questo punto c'è un accordo, Tony, io e Tony sappiamo, quando qui le sedie sono finite e voi siete pronti, io Tony vi ha segnalato, entrano come al solito, sono pronti, posso entrare. Entrano, voi siete sistemati come è, dove, come, non, e questo è inutile, ce lo diciamo. Non preoccupate, è una prova. E questo vale per tutti e qualsiasi cosa. Qualsiasi errore è la prova. Non stiamo in paranoia per la piccola cosa. Per non stare in paranoia per la piccola cosa, pensiamo a quello che dicevamo ieri, al disegno generale. Pensiamo al disegno più grande. Se pensiamo al disegno più grande, ci verrà molto meglio anche la piccola cosa personale. Stiamo lavorando per quello, non per mettere bene il chiodo o dire bene quella cazzo di mezza battuta. Non è questo, ci stiamo alzando, ci proviamo almeno. Sedie, loro cominciano a improvvisare le sedie, ci va una cosa lì dentro, lo sapete quale, solo quella della protesta. Ve la dico in un minuto, questa cosa della protesta ve la dico, è prima personale, sono sceso in piazza da solo, per cui lo spazio l'ho occupato tutto. Sicuro di essere l'unico indignato,
Poi a un certo punto ne vedo uno, come me. Per cui siamo ancora molto larghi, perché è nato così quello. Non vi siete andati a gruppare subito. Mi raccomando, non da zero a cento. Prendetevi la libertà. Questo non vuol dire che dobbiamo finire alle 5 del mattino, ma il respiro è diverso. Poi due ne incontrano un altro, poi un altro, poi ancora non siete tutti. La coscienza di essere tanti indignados è larga, siamo ancora larghi. E qui possiamo stare ancora così. Stiamo larghi, cominciamo a fare questo, protestiamo tutti, e poi pian dopo ci avviciniamo e si comincia piano a fare. Merda, sale, non è, ci si incontra da zero a sempre, boom, merda, non è così, ci siamo capiti. Finita questa breve improvvisazione, si vanno a sistemare le sedie dove devono andare, ok? Che questo lo fanno gli attori stessi, giusto? Perché sanno come vanno, c'è la sedia mia là, e cominciamo la sezione Mirandolina, os. Che praticamente è così fatta. Una persona che è Valentina, la dice, la prima volta, semplice, la dice tutta. Dopodiché io faccio una brevissima analisi del testo. No, ho già sbagliato, vedi? Prima c'è il Cirano, per cui diciamo i due cavalli di battaglia, sono Mirandolina e Cirano. Inizia un Cirano, dice qualcosa, poi lo fermerò, vediamo. E poi chiederò ad Alessandro, ci abbiamo dei bastoni, qualcosa, di là, Alessandro prende e porta la spada. Cominciamo a fare la cosa delle spade, il Cirano su sarà qua. Comunque è una cosa sempre di lavoro, anche qua. Va. Loro sono tutti seduti là. Scambia due. Il lavoro lascia un po' questo. Sì, assolutamente, è ancora l'inizio di una cosa, esatto. Due spadaccini, finisce Mirandolina. Prima Mirandolina la fa da solo, una breve analisi del testo, siamo sempre tutti lì, loro. C'è una seconda Mirandolina che rispetta le divisioni che ho fatto, di piatti, di cose, forse non la finirà neanche, e cominciamo a dire, beh, come facciamo, dove lo mettiamo il comunologo, come facciamo a farlo? Beh, cominciamo a metterlo in situazione. Come situazione, vediamo due Mirandoline assieme, e c'è la prima. Questa locanda divisa in due, chiederò loro di mettere le due sedie che si guardano di fronte, tanto ci aggiustiamo a loro, e le altre tre sedie di parte, sedie di alta, sono due, speculare, in modo che loro abbiano come se non già specchio l'una dell'altra. Gli darò degli input, a un certo punto finiranno sedute una di fronte all'altra, os, in questa metà qua, diciamo, del fatto. Okay. Con questa cantinellona che vi chiederò di mettere, se vi va, a un rigore benissimo, poi o me la tiro io o chiedo a qualcuno di toglierla. L'argomento, e quindi deve essere un po' più magico, ovviamente, se una cosa è un po' come levare questa parete. I due si guarderanno, il visto che è, cominciano a guardare i difetti dell'altra, vediamo se la cosa dei dialetti. A questo punto, bene, ci siamo, va bene, si rompe anche questa, e la mettiamo veramente in situazione. Ovvero, con tre delle sedie, siccome saranno tipo 7-8 sedie che abbiamo usato, 3-4 possiamo mettere da parte, ma ve lo chiederò, e le altre tre fanno una prima locandina, diciamo. E qui ci saranno cavaliere, marchese, per cui vediamo lei che ha il rapporto prima con l'incazzato e poi con lo storcinato, e attacca, e vediamo appunto la differenza come ci si comporta con un uomo che comanda e con un uomo che ti comanda, diciamo. E attacca il monologo. Poi si inizia la vera locanda. Dico, allora proviamo a mettere lei in rapporto con tutti, per cui le altre 3-4 sedie che non ho usato, ovviamente le metteremo i tavoli, chiederò di. Allora facciamola più grande questa locanda, facciamo mettere i tavoli a riempirla. E a questo punto ci sono vari pretendenti, almeno 4. Fra questi 4 c'è il cavaliere, conte e marchese, ok? Più un altro. Ci sarà Fabrizio, che sarà Armando, e chiederò a Ortezio e Deianira di fare anche le due donne. Per cui ormai sono tutti personaggi. Vediamo che succede, come monta. Ancora non c'è il candelabro, secondo me, non lo so, ditemelo voi. Era dopo, forse, quando lei rimane da sola, o già qua?
E qua, allora, quando è montata la rotanda, ci sono venuti, il via alla scena la dà l'attacco. Cioè, praticamente, come stato a quanto avevi detto ieri, il candelabro dava l'attacco anche perché cominciava a cadere il candelabro, lei entrava e iniziava la... Esatto, allora, sistemeremo tutti, sono tutti in scena, va bene, è chiaro? Tutti i personaggi saranno in scena, a un certo punto lei entrerà, si guarda confidentemente con Alessandro, che è lui che è, per cui lei farà passare, come accende questo, se siamo neutri in qualche modo, pardon, siamo in situazione, siamo loro, ossi. Siamo qui, vado a colare. Perfetto. Per cui avviene così, questa è la luce in cui avviene, come da 700. Okay? Per cui avviene tutto quanto, i casini, Ortenza, degli Anira, il smandrappone, vedete cosa succede quando gli uomini cattolano le altre donne in sua assenza, cosa succede quando lei arriva. A un certo punto o succede che, insomma, che monta, se no la faccio montare io, cominciamo a mandare la gente e li rimetto in situazione lei, ovvero il cavaliere che arriva gli dice io sta roba mi fa cagare e se ne va, e il marchese che dice qua siamo in pericolo, se non glielo ricordo di sposarmi ho perso il treno, se ne va. Nel frattempo qua prima è avvenuto che chiederò o mi sarà suggerito, se lo scorderò come lo sono scordato adesso, che questo blocco di persone se lo vada a vedere di lato, ma per un motivo, non per liberare, è chiaro che libera, ma perché chiederò di mettere calore nella scena, cioè c'è bisogno di tifare per i compagni che sono in scena. Sì, poi comunque dobbiamo tirare sui tavolini. Esatto, per cui sarà chiaro, quella cosa lì, vi mettete là per favore, vi state vicino a questi, per cui la situazione è questa. Cavaliere, marchese, finito, lei rimane sola con il suo... preso la parola acceso e tutto a posto. Il monologo, ho sbagliato io a dirti Luisa, non è a loro singolarmente, sarà anche a loro, ma è qua per come c'è, infatti guardala, eccola qui, c'è proprio ha messo proprio la tua luce. Se vogliamo sottolinearla possiamo anche farlo. Tra là, eccola qua, ce l'hai proprio lo spazio, no? C'hai quelle, c'hai queste, c'hai qui, il centrale c'hai qui e queste c'hai qui, ok? Fatto questo, lei avrà finito e allora qui facciamo, questo è l'altro raccordo, se ti va, siccome c'è ancora il candelabro acceso, no? Sì. A questo punto lei va, si guarda con Alessandro, glielo ricala, ok? E se li spegni tutti, per cui sembra come se questa cosa sia finita. E mi viene questa poco d'idea, ovvero di grazie Luisa, vai, vai. Perché non i cavalieri non entrano tutti dentro e si mettono a sedere? Se a secondo non so come metteranno le sedie, ma se vi vedete troppo azzicati, allargatela. Ok, ospite, qui inizia quello che precede la serie, la allargata un attimo. Ci sono tutti gli uomini dentro, le donne sono là e facciamo la cosa del... Ok, allora farei così. Lei spegne la candela, okay. Parte questo in questo. Esatto, che è la fine di quella cosa lì. Quando mi viene in mente di tornarci nella miracolina. Allora io però... Esatto. E dico, Tony, ci sei con me, vero? Sì. E dico, vabbè, allora facciamo che i cavalieri dicono... recitano il Cirano, così lo usiamo e lo mettiamo insieme. Danilo, Danilo, scusa, ma il Cirano di Rostand? Sì, c'è quello che abbiamo fatto. Nella scena di Rostand. Sì, in Mirandolino, sì. Perché il Goldoni, che c'entra? Vedi cos'è il foglio dell'opera degli autori? Tony? La uso, a mio uso e consumo. Scrivo una nuova letteratura, è possibile? Voglio fare così, sto raccontando un'altra cosa. Non esiste più Goldoni, non esiste più Rostand. Un finto pirandellismo che verrà tenuta. Ah, ti ripeto, grazie. Ok, il fatto che nella generale sia venuto meglio non depone a mio favore. Okay. Allora, ok, già è vero, grazie Adriano. Cazzo, ci sto cazzando, grazie. Per cui, loro gli chiederò di dirlo con tutta l'anima. Che succederà, e tenta con tutta l'anima le 10 diverse aggettivi
chiamano le donne, a qualcuno so già chi, che ne toccheranno otto, esatto, e quindi ne dovrà scegliere una sola, quelle rimarranno fuori, rimangono fuori, e inizia, adesso attenzione, e inizia il Goldoni tutte insieme. Loro partono da non voglio vedere nessuna, durante il Goldoni fatto tutto assieme, loro arrivano, gli uomini sto dicendo a un grado zero, no? Da sottoterra vengono su, ok? A Parmigiano Reggiano, esattamente, e poi durante la Serie Lieta, Parmigiano Reggiano a Stracchino, e per gli uomini è finita lì. Invece per le donne si seguono Valeria da subito, nel primo giro, cioè nell'introduzione ad Assereie, si seguono Assereie, poi quando lo fanno qua, però datela di più l'impressione che state seguendo lei, per cui il rapporto con lui c'è e non c'è, è chiaro? Non partite sul loro rapporto con lui, non importa, gli state vicino ma seguite lei, che sia chiaro che ve la imparate adesso, come è stato, siccome adesso la sapete, ve ne fottete di lei, tornare indietro. È la prima, non la sapete, è la prima volta che la fate, la sa solo Valeria lo sa, questo è il mio. Ok, brava? Allora, quando l'avete cominciato a sapere, il primo a Serie D, vi ricordate com'era? Cioè adesso li possiamo toccare gli uomini, ma con quella cosa di... lo spazzolo, capito? Per potersi più su di lui, per cui è così. Non, e poi la portiamo verso la seduzione berlusconesca, no? Quella ventennale. Quando diventa quella praticamente la canzone ha preso il via, ci sono anche le altre che se la sono imparata, ve la chiamerò se non la vedete e vengono a fare il filotto qua davanti, ossi. Che adesso vedete dov'è la luce, ma credo che sia comunque questa linea qua, adesso vediamo solamente e così prendete riferimento, esatto, è un po' più avanti dove stiamo di solito, è praticamente qua. Tanto la vedete. È segnata. E poi c'è anche un pochetto di bianco. Davanti al feltro non vi sbaglierete, giusto Os? Lo vedete? Piedi davanti al feltro. O no, più avanti Os? Qua. No, perché questa fa la luce di contro. Perfetto. E la faccia... Davanti al feltro. Forse essendoci il feltro riusciamo a fare una fila. Non voglio vedere quella roba. E guardate, se c'è una impiccata qua, per favore, fatecela entrare. Benissimo. E voi ripetete, che ci sono i problemi. Allora, se entrano anche le macchiniste, vanno anche loro, no? Ah, anche se, sì, queste bellezze vogliono, non parlavo di prima, prego, voi avessero voglia di venire a fare una cosa, Mauro parlava di bellezze, allora, possono venire a fare questa cosa. Finisce, ed è finito a Serie X, è un po' più allungato, l'abbiamo allungato, ovvero dura 4 ore e 4:40. 4:40 dura tutto a Serie X, per cui siamo a posto. Esatto, mi raccomando il sorriso, e questa cosa che ha furia di farlo, no? Tu sorridi sempre di più perché non controlli sempre meno il tuo corpo, il colpo. Sto diventando santo. E sì, va da solo sotto? Prima lo vuoi fare, no? E l'inizio è tra i drive-in, 1977. Poi comincia a vedere quello dopo il 85. Oh cazzo, come figo, però vorrei andare da un'altra parte. No, fino al 2012 dove lo devi fare. È chiaro? E qui il sorriso è stampato da là a là, ma la trasformazione c'è da là a là del sorriso. Sono cazzi vostri. Alla fine di essere io. Alla fine di essere io. Semplice, sì. Io ho visto che le sedie... Loro sono ancora là che si stracchinizzano. Loro piano piano... Le sedie non vanno a finire dove stanno sedendo. No, le sedie sono sparse. Sono quelle dei cavalli. E le altre, che non ci sono, sono... Dello non ho capito. Cioè, fino a quando spargete il le sedie sono sparse, come massimo dove è arrivato quella locandina di prima. Sono i tavoli di prima. Sono i tavoli di casa. La quindi situazione di prima non è cambiata. Esatto. Che è arrivato circa qua. Ok. Qui diciamo la zona dove loro fanno i parcheggiati. Quella... E da qua in là. E loro quindi ballano intorno qua. No, forse c'è anche qualcosa qua, è possibile? Sì. Ieri sì, ma l'avevamo disposto senza luce. Ah, ok. C'è luce, diciamo, goldoniana fino a qua. Allora, riguarda voi questa, ragazzi. Intanto loro ci si metteranno.
La luce contadiniana arriva anche a questa lunga striscia. Quindi come i tavolini sono le sedie non lo okay. Loro si metteranno dove le troveranno. E come ha detto Roberto, probabilmente sei tu il più staccato, il cavaliere. Si strattinizzano gli altri, finisce a serie E. Finisce a serie E e abbiamo finito questa zona. Acqua. E calma, le donne vogliono sapere se devono cadere. Ma come, a chi dovete cadere? Ma siete mai cadute? Sì, bene, una volta su 52. Secondo voi allora cosa succederà? Chi cadrà? No, non si cadrà. Voglio sempre il megafono per dire di controllo. Donne di controllo, donne c'è l'ortolano. Va bene, fatto, finito. Finito, Mirandolina. Non mi fate perdere la voce adesso, se no ne sono nella merda. Finito Mirandolina. Non ci sono esercizi di mezzo tra gli altri. La Mirandolina è quello che succederà per il prossimo capolino. C'erano esercizi? Sì. Ah, c'è, vedi che c'è l'esercizio che non mi sono scritto. La macchina. Grazie. Dopo Mirandolina, prima del primo tavolino, noi dobbiamo per forza far vedere la macchina sonora che poi andremo ad usare. Per cui la vogliamo vedere come esercizio. Appena sciolto il... Come sciolto? Voi io posso dire... Mauro, mi prepari il tavolino per vinte? No, ma... Così, voi la cominciate a fare e noi nel frattempo ci facciamo la macchina sonora. Qua. Ti va bene, Oss? Per cui può tornare anche la luce di lavoro, se vuoi. Sì, però scusa, prepariamo... Ancora più cioè, no, già prepariamo... Il tavolino che è questo qua. Ok, quindi lo prepariamo davanti a te che la... No, c'è assolutamente sì, non è nessun problema, tanto è qua su. Tanto noi la prima cosa e che... E la fare... sala non dovrebbe esserci nessuno. La prima cosa che dovremmo fare appena scioglie è liberare le sedie là, riportare i lavori esatto, che ci abbiamo fatto. Esatto, qui qualcuno deve riportare. Poi Danilo, c'era una pausa acqua dopo essere ieri che liberava il palco. E quello sta, è questa, diventando questo, Tony, okay. Segui. Sì, perfetto. Sì. Per cui loro già partono. Su questo lo stanno praticamente finendo, io sto istruendo sulla macchina sonora, poi ce la facciamo a due gruppi, 15 e 15, macchina sonora per cui la si vedrà, finita la macchina sonora, questo sarà già pronto, ok? Com'è? Per cui inviterò tutti, se voi avete la cosa che potete aggiungere, questi sono un po' più nella scaletta, inviterò tutti a sedersi e attacca il primo pinter. Allora, non fingiamo di fare... come se fosse la prima volta che facciamo questo tavolino. Facciamo come sta, come è reale. Noi questo tavolino l'abbiamo già fatto. Perché fare questo tavolino ci vogliono 4 ore, come è successo, per fare ognuno di le scene ci vogliono 4 ore. E condensare quelle 4 ore in 5 minuti sarebbe una stronzata. Abbiamo compreso questo in una riunione di 4 ore, pensate a cosa abbiamo elaborato. E quindi... Allora, invece avverrà che è chiarissimo il tavolino, è già stato fatto, per cui è solo ribadire i punti. Per cui tipo, allora abbiamo capito che Pinter dà i nomi ai due personaggi per questo, gli altri li chiama IB per questo. Il padrone della fabbrica, Alessandro, che cos'è oltre essere padrone? Sì, buonasera. Cristiano, che cos'è oltre essere padrone? Sfruttatore. Sì, benissimo, ok. Bisogna cominciare a farlo anch'io. Fondatore. Ok, fondatore, colui che ha i brevetti, colui che ha messo il padrone e colui che ha messo i soldi. Per cui il tipo di rapporto che ha con Wills di che tipo è? Che Wills è quello che avrebbe... Ci siamo capiti, perché è molto più stretto. Il tavolino è qua, alla fine questo tavolino, dirò, è il primo tavolino, Os? Cominciamo a spostarlo, perché te la vorrei... Allora, questo è il primo tavolino che... Allora, scusami perché... Vai. Dunque, io avevamo preparato sta roba. Guarda, siamo preparati ieri, non avevo più due stanze. Ma che stanno qui? Giù? E dici 17-18? No, blu. Noi di nuovo, un attimo. Bene, tranquillo. Tanto da fare l'acqua. Non vedo giù, no. Contro? Ragazzi, ma chi è il fratello da me?
fratello di Danilo. No, domani ci arriva. Tu mi stai seguendo, vero Lori? Ok. Per esempio allora, anche qua, anche al primo tavolino, sapete certo come cazzo uscire. Bisogna scegliere... Ne parliamo tutti, parliamo tutti. Dimmi, Os. Bisogna scegliere se concentrare la luce sul tavolino come una riunione seria di attori seri. Perfetto. Regista, oppure decidere eventualmente calando... Il primo lo facciamo come un tavolino serio, allora, all'antica. Ecco, per cui questa è la luce. Solo che arriva. Vabbè, fingiamo che vedranno anche loro, perché noi arriviamo da là dove Daniela, adesso alza la mano un attimo, Daniele. E arriviamo praticamente qua, dove arriviamo. Che lo. Cioè, sì, che se vai dai un appoggetto là ed è coperto tutto. Esatto, perfetto. Così. Ed è concentrato qua. Primo tavolo. Alla fine di questo chiederò di improvvisare. Oh, i tavoli li vedete, stanno lì, se no mettete sotto, chiaramente. Cioè, abbiamo i segni sotto... Noi lavoravamo con i segni, normalmente. Lo so, perché ci ritardi. Loro lavoravano con i segni, senza lo so. Ma il problema è che i segni, se li tolgo, stanno nei guai, vedete? Andremo avanti così, che non è che non ci c'è bisogno di lasciare un casca un proiettore proprio... Però, primo tavolino. Allora, poi chiederò di improvvisare, perché chiederò al ragazzo, lo apriamo sul tavolino per favore, mentre loro stanno aprendo, dirò appunto, spiegherò che adesso proviamo a aiutare i personaggi, non come abbiamo fatto prima, mettendoli in situazione, ma provando questa tecnica di cominciare a vestirsi per entrare. Per cui chiederò, abbiamo dei vestiti, no? Entra la bella. Ok. Entra la bella, per la trama. Sì. Io e Daniela. Ah, okay. A quello ci pensano gli aiuti, perfetto. E entra la bella e dico, abbiamo qualcosa perché questa non è benissima. Ma a parte questo e gli aiuti. Gli oggetti li vogliamo. Che ci abbiamo? Per oggettisti non ci abbiamo niente. Abbiamo lasciato una ricetta di mani. Mi prendi quella e vediamo se troviamo qualcosa. Elisa va a prenderà la scatola degli oggetti, salite la porta. Scusatemi ragazzi, scusatemi. Per cui sono state appese nel frattempo la vena di ferro, se n'è andata. Questo il primo è. Allora chiedo, proviamo a improvvisarlo per capirci, proviamo a usare delle scale, così vediamo i rapporti di forza, li visualizziamo. Siccome è un primo passaggio, abbiamo bisogno di vederli fatti. Poi quando la si farà, questa scena non ci sarà più bisogno delle scale, però avremo imparato dove sta salendo, chi sta scendendo come rapporto di forza. Prima li visualizziamo, dopo no. Mentre loro si stanno vestendo, per cui comincerò anche a vedere il personaggio che entra, la fabbrica comincia a mettersi in moto, nel senso comincia a crearsi. Per cui, per esempio, il fondale posso chiamare. Proviamo a levare questo fondale? Sì. Guarda, quello ci vuole anche il pretesto, perché non sarebbe necessario che uno passa dietro. Sì. Nel momento in cui hai chiamato le scale, tu le vanno a prendere per tirarle fuori, sicuramente lasciamolo su, perfetto. La cabina ve la scoprite voi invece. Cioè, a un certo punto qualcuno dirà, Dani, ma io sto sta cosa che è? E la vabbè, aperta può essere. Qui ci può essere. Loro lo possono fare, siccome non vuole farlo fare gli attori, lo possono fare loro anche operare sul fondo. No? Però tocca pagare la comparsata. Cioè, dobbiamo discutere ogni cosa, sta prova? No. Capito, come devo fare? Va bene, sì. È una famiglia democratica col babbo fascista. Lo so. No, non lo dico, se no si sentono male in 5-6. A cominciare da me, tra l'altro. Guarda, allora sti sordi. Per cui viene fatta, si comincia a fare la fabbrica, come sapete, e qui c'è il là c'è tutto quello, qui sto continuando a lavorare con gli attori, ho continuo scambio con voi e con loro. Questa roba deve avvenire, ragazzi, questa non va finta, l'ingresso nel personaggio, questo è chiarissimo, ovvio, e qui si lavora come sempre. Fossi per dei rumori, anzi usami, è la fabbrica di cui dovrai parlare, ok? Per cui altre cose ci saranno. Qua
c'è questa zona qua, come ho già detto a Daniela e a Aisa, loro sono il motore, ma sono rumori di fabbrica, ma soprattutto sono l'umore degli operai. Loro hanno un'evoluzione in quattro, per cui sto lavorando, vabbè, tocca lavorare per la mia. Secondo, sì, però mi sa che mi girano un po' i coglioni, di cui aumenta. Qui regolati da loro, che aumenta in intensità e in volume, ovviamente con il controllo, però il 4 sappiano che il volume tenderà ad alzarsi, per cui dovete cominciare a pistare, ci sta nella scena. Loro vi danno anche il vostro ritmo. La terza è contorsione, mi sa che mi girano i coglioni. La quarta è mi girano i coglioni, ma cominciamo tutta la roba, non lavora più, ho lasciato la cosa per terra e siamo arrivati alla fine della scena, che succede? Che voglio fare, si va a fare casino. E l'abbiamo chiusa. Ok? Sono una cosa sola io. Vai a sulla scaletta c'ho questa parte di improvvisazione ed è per i tecnici, fanno scendere i neon, che invece mi pare, scusate, avevamo definito che era, ci giocavamo soltanto all'ultima scena con la traccia dei candidati. Non, per cui questa cancellato, questo fanno scendere i neon cancellato. Esatto, non c'è. Questa luce qua di improvvisazione, sono le due scale qua, os? Sì, questa è un piazzale. Perfetto, con la regola qua, l'altra scala qua, abbiamo detto che non li facciamo contorni, non c'è niente. Per cui cominciamo a dire, vabbè, questa è finita, adesso diciamo, proviamo a vederla come potrebbe venire facendola. Os, c'hai qualcosa qua che t'avanza, una cosa squadrata per terra, c'hai niente? Mo proviamo qualcosa. Che non la vorrei fare con le cantinelle, perché sennò sono sempre la stessa cosa. Se non mi hanno toccato le cose... Chi te le tocca? Che io non gliela passo, credo. Chi te le tocca di solito, Os? C'è gente qua che tocca. Tipo? Una persona che sembra un po' perlinda. Ok. E da qui già tu, il tuo lavoro di messaggio, già avrai cominciato già a metterti qualcosa, come lo sai. No, ok, è buona? Non vedete più. Proverei a non metterci niente in questa. Eliminiamo la scala. Questo ve lo diranno gli aiuti, ma per chi fa le scene vere, i sei che fanno il vero Peter, che sono i primi due qua, le due donne, e uomo-donna della terza, i loro costumi, la loro roba, e ce l'avete voi, non avete il tempo della vestizione, non la montiamo, quella l'abbiamo già fatta. Voi al momento che questo c'è, vengono messe le due sedie, che le mettono loro, nella prima scena le mettono loro, sì, certo. Giusto? Già che sto... che fai? No! No! Questi sono i primi che ho messo io. Per queste due sedie qua? Le avevamo messe a cazzo, non trovo per portare. No, queste sono giuste. No. Ma c'è in porto, per favore, ma sì, scusa. Prendiamo due sedie. Io amore, metto per terra. Sì, vero. Mi appoggiamo qui, con lo siamo dormendo. Grazie, grazie. Guarda. No, tu hai sempre favore. Sì, ci sono due. No, questo è un laterale, questa l'avevo detto un po' più avanti perché lui comanda. Se la ci manca anche così va bene. E lei Os? Se teniamo così allora. Cioè lui sta più dentro, più verso il centro del quadrato e tu stai un po' più... Allora ragazzi, non vi preoccupate, siccome lo sapevo che avreste perso i segni, io ho tenuto l'altro. No, questi non erano stati definiti, ragazzi. I segni qua delle sedie non erano stati definiti. Come fate il cazzo? Cioè diciamo che scegliamo. Bravo, Adri. E lei? Adri Forfè. Per cui, le sedie. Scusa, erano definiti, ma se fanno bene questi, non fanno. Allora, ve lo diciamo stavolta e non lo diciamo più. Queste due sedie se le portano Alessandro e Jacopo, che saranno già vestiti, per cui durante l'improvvisazione degli altri, tanto l'attenzione non sarà su di voi, vi preparate. Os, come a Os gli chiedo, ma c'hai qualcosa? Os, lo dite? A questo punto l'ingresso è solo vostro, siamo qui a tavolino, voi siete pronti e avete solo da mettere le sedie, per cui Alessandro si fa il giro, si va a mettere fuori dal qua là. Jacopo è pronto qua. Chi è il primo a entrare di voi due? Io. No, non dipende da niente. Dipende da Peter, Jacopo. Porco zio.
e ti piazza. E sei già in scena tu, è già iniziata. Lui viene, se la piazza ancora non lo vedi, dopo che ha piazzato la sedia, vuol dire che è entrato, lo senti il fatto. Non c'è prima, eh? Prima è Alessandro che entra in scena. Se no, li metterò loro direttamente queste due sedie. Ricordati che ieri c'era una cosa, mettere prima le sedie e poi accendere, con la stanza vuota però c'era con le sedie, oppure c'era questa cosa che... Ok, Osse, di tu, forse è meglio fare prima il contorno e poi loro entrano? Oppure... Perché sennò poi telefonato, prima mettiamo le sedie e poi... C'è mica qualcosa, Osse! Guarda il culo! Preciso dove erano le tue sedie, sennò posso far così, dì. Se mi togli le sedie te lo faccio vedere. Ah, ok, ah sì, si va che fa così, certo. No, vabbè, allora, no, secondo me è meglio che diamo il quadrato senza che fanno cose strane, diamo il quadrato e poi... E allora, decido io che se due sedie le mette voi, che per loro è un video. Per cui, durante l'improvvisazione, che sta venendo qua, che la precede da te, o deve andare solamente una sedia qua, che è quella di Alessandro, di Willis. Segnatela. E una è già di qua perché è il lato... il lato dove è il tavolino che si è già girato ed è quella di Wills, quella di Apple. Per cui loro ve le piazzano, una qua, una là. Dal momento che loro se ne sono andati sta a voi, per cui Jacopo entra, si piazza, sta aspettando questo e quando entra Alessandro inizia a trascinare. Salute, tu lo sai, niente calze, è solo calci. Perfetto. Noi comunque studiamo la cosa di casa, mettiamo sempre la chiamata tua della luce prima o sei. Certo, mettiamo qualcosa a certo. Casa, sì, va bene. Allora sì, dopo che io ho detto può essere, e usiamo solo sempre. Allora sai che possiamo fare? No? C'ho un'idea. Vai. Io ti sul piazzato, che non so adesso qual è quello precedente. E quello di lavoro, esatto. Quello di lavoro. Potrebbe essere questa. Che ce l'hai già, tipo. Tu dici, ce l'hai una luce pubblico, chiaramente non la vedrà tanto. Certo. Io te la do. Tu dici sì, va bene. C'è qualcosa di squadrato per caso? Te lo do. Per non mettere le cantinelle? Te lo do. Tu dici, ah, non la vedo bene, però va bene. Poi va dopo, bene. Magari, quando loro cominciano, io gradualmente vado via e faccio una scena situazione. Questa veramente se la gestisci come vuoi. Allora, le due sedie sono vostre. Jacopo, Alessandro, scena, dopo 3 minuti finisce. Finita la scena. Si può ritornare a un piazzato, anche perché c'è il secondo tavolo adesso. Ah, c'è il secondo tavolo. Esattamente. Dopo questo le sedie sono a posto, se ne possono vedere 4 piazzi. Sì, queste lo so. Gli attori si levano quello che avevano, lo danno a Elisa, ok? Prima, che me lo sono dimenticato, la distribuzione dei pani e dei pesci, la distribuzione dei copioni, che voi non avrete. Quando andrete di là vi metterete solo le scarpe. È semplice, non guardatemi con faccia assolutamente. Come tutti i giorni, finisce il riscaldamento, cosa fate? Andate di là e vi mettete le scarpe. E questo farete anche oggi, tornerete con le scarpe. I copioni ve li porta Elisa. Ok? Elisa va bene? Sono già pronti. E le distribuisce. Se non vi tocca il vostro, mettetevi l'anima in pace. Ok? Non è un problema. Finita, abbiamo vinto il primo Winter, yeah. Per cui andiamo a fare il tavolino, cerchiamo di rimetterci nelle stesse posizioni. Ci stiamo andando a mettere nelle stesse posizioni. Durante questo tavolino chi ha bisogno di cominciare, se avete bisogno di cominciare ad andarvene per preparare qualcosa, ma non credo, che non avete voi, perché dopo c'è il secondo Winter. Per voi allora, il secondo tavolino è qua, vero? È qua, questo qui. Che parte da, fatevi vedere, alza la mano un attimo, Nunzia, parte da qui, eccolo qua, il limite, parte da qua, osse e vai là. Che ieri gli avevi dato la botta a me. Sì, non so se questo lo vuoi rifare concentrato come il primo, forse no, sì, metti tu. Sì, sì, no, come vuoi. Eccolo lì, e questo è il secondo tavolino. Anche questo ha il B, molto più, anche perché qui ci passeremo la giornata. E invece andiamo subito al punto A e B, facciamo il secondo tavolino e qui segnatelo sul copione, os, perché qui che succede? Se è finito il secondo tavolino, io dico, va bene, Adriano, mi porti giù i vestiti che facciamo l'improvvisazione sempre con i vestiti, e qui tu, os, te la prendi con il signore del 700, o qui per lui,
dicendo che ne so, o lo gli fai tirare giù, gli dici ma dove stai, ma i domino, dove stanno questi cazzo i domino, no? Esatto. E lui ti dice ma stanno su, come stanno su? E te ne fai calare uno. Okay. Ci siamo tutti? Sì. Occhio, attenzione, questa proviamo a vederla. Allora, succede. Praticamente lui... Io ho finito il secondo tavolino, allora A e B è questo, questo, questo e quest'altro. Vorrei cominciare a improvvisarlo, da questo momento sei il boss. Ok. Tu sei qua, io sono chiamata, sei il nostro, c'hai cioè io. Allora dico, su questa cosa qua io c'avevo un'idea, ma non trovo più dei domino come al solito, perché qualcuno sta ricercando chi va a toccare, va bene. Allora io invece mi sono organizzato con loro con chi va a fare questa improvvisazione, ma in cazzo con ricercare. Esatto, e dopodiché gli dico, va a parte l'ente e viene giù con la, e viene giù con col francese. Esatto, viene giù e dico, aspetta, ma per caso ce n'è anche uno uguale speculare di là? Vediamo come siamo là, sempre siamo là sulla nave. Esatto. Chissà che comincia a fare quella scena tristissima, quelle tutti si mettono qua. No, non me lo vedo. Eccola. Viene giù anche l'altro e ho una botta di... Allora. Sì, io ce le ho, mi dispiace. A scoppio ritardato ma le ho. Ovvero tre giorni dopo la botta, eccola. E dico, fermi, boss, lasciamole là. Spegniamo tutto intorno, vediamo mettendoci sotto... Le due improvvisare cosa succede. Nel frattempo le due, questa la rella è già venuta, le due hanno già cominciato a lavorare, come sempre. Esatto, le cose semplici che si devono mettere, i due scialli. Mi fate vedere le due, le quattro che sono le posizioni in cui state, per favore, così. Ora proviamo a calarle così vediamo. Esatto, così le vedono anche. La scena del tostapane, cioè. Esatto, tostapane, sì. Te cala cazzo in tele così. Occhio, spostatevi del tutto, levatevi del tutto per essere dolce. Ok. Ossai, visto che questa qui la stai a cercare te, chiamate uno che te la cala. Cioè io proprio te, piglia la schiappa e te lo fai cercare. Ecco, c'è già andato il tuo. Chi? Il tuo squadrista. Chi se già morto. Alberto, il dito di te, dall'altra parte di ciò. Chi sta ricordando la Roma? Oh, okay. Sì. No. Dico, è già successo tutto qua, Sì. Sì. Vediamo a quanto tenere la intensità. Certo. Dove se ne basti di meno. Hai tocca, scusa? Sì, quella. Vai. Mi manca qualcuno. Ma l'ho già scelto. Sai che ci vuole, Dani? I macchinisti. Adesso. No, stavo provando, niente. In realtà. No. Vai. Vai. Si può sempre stare a casa, fino alle 9, lo sai. Sì. Ah già, è domani, che stupido. Ok, fate cala quella prima. E poi adesso li faccio con le due persone. Ah, dai. Io guarda, c'è il peso. Andiamo, su questa abbiamo capito perché è così, perché è venuto Marco Bagliani a fare delle prove di triplometrismo. Ma questo è venuto uno delle più solenne. No, questo non lo so, a tuo giudizio, ma questa, che effettivamente è un filo strano, secondo noi possiamo anche dire che è una delle cose che all'interno del laboratorio abbiamo preparato perché vuole fare questo lavoro. Perfetto, va bene, perfetto. E giustificata Marco, puoi servire tra l'altro. Ok, questa è scesa e dico, se c'è una mica l'altro inizia la scena, vedi là? Subito. 15 macchinisti a calare la macchina. Va bene, e giù l'altra e come, vi mettete nelle posizioni che avevamo deciso? Occhio, Ali, gli lascio spazio, occhio Mauro. Ha una distanza abbastanza simile da questo fermo, Silvio. Silvio. Erano queste? E lì. Una che guarda e l'altra che guarda lei. Chi aveva in mano queste scene? Io. Questa era la prima. Sì. Lei di profilo era l'altra parte. Ok.
Aspetta, mi date il copione di questa scena, per favore? Merci. Mi abbaglia, questa passiamo un po', no? Sì, ok. Perfetto. Sì, va già bene. Va meglio? Sì, sì. Guarda, guarda, Ross, mi sembra proprio di sì. Cioè, riuscite a tenere gli occhi aperti? Sì, è bella. Allora, chi deve lavorare, no, A è più mirata, c'ha più E, e B è un po' più fissa, lo sapete? Però tu adesso, però lei adesso è proprio sotto. Non so se era venuto apposta. No, 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 ragazzi, più vi allontanate ci prendete. Siamo in mezzo. Allora, se si sposta, prendete. Allora, sta sempre vicino. Ok, allora, scusate, siccome adesso c'è una cosa... Io, allora, comincerò a farlo fare a una coppia. Aspetta, però non ci sono... Voi ci siete, ragazzi, che poi dura poco, dura 3 minuti e poi la dobbiamo... Non so se mi conviene le gamba, o se vedete voi, perché dopo la possiamo... Perfetto, perfetto, benissimo. Allora, seguiamo tutti, attrici e manovratori, che la dividiamo, la faccio fare un po'... Oh, se lo possiamo fare in luce, tac, 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 rimangono sempre accese? No. Se si può fare, dimmelo, se no le faccio lavorare così. Per cui, tipo, comincia questa qua, per cui, capito che si può fare, spendiamo questa, esatto. Per cui questa sta andando, poi come mi vedi proprio, os, la chiamo loro e si spende quella, esatto. Poi, scusate, succederà un'altra volta, chiamo loro, l'altra si spegne, benissimo. Poi a un certo punto gliele farò fare a tutte e due, per cui rimane accesa quella, e facciamo A parla qui, risponde di là, ma l'annuncio, sarà una prova, viene annunciata, non è tutto in automatico, lo chiamo. Non potete saperlo, come fate a sapere prima di questo giochetto? Ve lo chiamo io. Come è successo? Ehi! Parla A di qua, risponde di qua, parla A di qua, risponde di là. Poi questa è la cosa importante per tutti, che è questa. Se andiamo a pagina 47, questo è il blocco che ci interessa, per cui lo farò dire prima, è tutto acceso, lo farò prima dire a questa coppia qua, ovvero da... È buffo, perché prima di venire, prima veniva sempre il mercoledì, comunque è una variante, adesso non viene più, viene, vero? Viene. No, da quest'altra pausa. No, una volta lo chiudo tutto. Allora, è buffo perché prima veniva sempre il mercoledì. Comunque una variante, adesso non viene più, vero? Viene. Solo che non viene più tanto spesso. Tutto qui. Seguitemi. Poi lo farò ripetere di nuovo a loro. È buffo perché prima veniva sempre il mercoledì. Comunque una variante, adesso non viene più, vero? Viene. Solo che non viene più tanto spesso. Tutto qui. Poi chiederò di farlo da... Comunque una variante. Allora, da quando io faccio rifare la seconda volta? Da comunque una variante. Variante. Ve la chiamo proprio, Alberto c'è, e Martina, vi chiamo proprio la salita, piano piano. Ma sai, stai a seguire? Stai a seguire? No. Stai a parlare con te. Da qua? Allora, faccio una volta per uno con la luce che si accende qua, e la luce si accende, per cui è chiarissimo. Ta, ta, ta. A un certo punto le fermo, luce da tutte e due le parti, e rispondo la A di qua e gli risponde la B dall'altra parte, la A di qua gli risponde la B di là. Poi a un certo punto, forse lo finiranno anche il testo, e gli chiederò di ricominciare da un certo punto, ovvero da comunque una variante, non dai buffo, te lo chiamo, comunque una variante, proviamola. Comunque una variante, adesso non viene più, vero? Viene, solo che non viene più tanto spesso. Comunque una variante. Adesso non viene più. Ok, quando riparte, scusatemi, quando
glielo faccio, no, allora no, lo facciamo semplice. L'hanno fatto A, B, A, B, A, B. Quando gli dico, partiamo da, te la chiamo, partiamo da comunque una variante, e voi provate a salire, voglio vedere cosa succede. Lentamente. Alle corde. Tutte e due. Ok? Ve la chiamo proprio, ve la chiedo. Proviamo, volevo vedere una cosa. Cosa succede? Come abbiamo fatto l'altro giorno, abbiamo fatto così. Alberto, Mattia, quando loro attaccano, cominciamo a salire piano piano. Se voi siete pronti, andiamo. Comunque è una variante. Adesso non viene più, vero? Viene. Solo che non viene più tanto spesso. Tutto qui. Non mi dovrai guardare, è una variante. Adesso non viene più, vero? Viene. Solo che non viene più tanto spesso. Tutto qui. Di nuovo, solo che non viene più tanto spesso. Chi la dice? Io. E allora la ripeti? Anche viene. Solo che non viene più tanto spesso tutto qui. Solo che non viene più tanto spesso. Tutto qui. Tutto qui. E questi continuano ad andare. Okay. E gli lasciamo in questo silenzio, questi continuano a salire. Ok. La ripeto. Aspetta, la riprendiamo l'edizione. Perfetto, con lui. Regalatela al fermo piano. Questa cosa dopo i due tutto qui deve continuare a salire da sola. Come se... Attenzione là. Basta che il continuo si trova a recuperare con calma. Non fare la salire poi le due non andare a tirare. Alberto, da quando vedete la chiama, la partenza... La seconda volta si attacca da solo che non viene più fatto. Più lenta, tutto più lento e continuo fino a riportarle oltre... Fino a seguire a riportarle oltre... Vorrei non chiamare il tutto qui a lei, no? Provate a fare solo che non viene più tanto spesso senza che me lo chiami. Lei dice solo che non viene più tanto spesso. Eh? Solo tutto. Si muove prima di... Cioè, appena finisce tutto qui. Oh, Laura. No, sì, deve salire a scomparsa. Hanno fatto tutta la scena, abbiamo una. A un certo punto chiederò di lasciare tutte e due le luci accese e la signora A parlerà da una parte e risponderà la B dall'altra. La signora A parlerà da una parte e risponderà la B dall'altra. Forse la finirete anche la scena. A questo punto vi chiederò, scusate, ricominciamo tutte e due le coppie da... Comunque è una variante, per favore Alberto, un attimo, non altro che succede andando sul piano piano. Siete pronte coppie, siete pronti? Ok, andiamo. Comunque è una variante, adesso non viene più, vero? Viene, solo che non viene più tanto spesso. Tutto. Comunque è una variante, adesso non viene più, vero? Viene, solo che non viene più tanto spesso. Tutto. Solo che non viene più tanto spesso. Tutto qui. Tutto qui. E questa continua. Benissimo. Mi piacerebbe che faceste la pausa dopo adesso non viene più, vero? Pausa e contare tre. Adesso lo rifacciamo. Poi, va di rifarlo? Sì. Poi sai che nel letto, leggermente così. Dietro la prova. Perché non ti si sente. Ok, non delle bruciate, non delle bruciate. Ok, quello messo là sul tiro, vedi? Per loro. Così il cordino. No, se abbiamo la pentola, non sai che stanno, ma scriviamo più pancia qua, però. Chiaro? Benissimo, ve la dico comunque è una variante, adesso non viene più, vero? C'è una virgola, adesso non viene più, vero? 1, 2, 3, vieni. 1, 2, 3. Solo che non viene più tanto spesso. Tutto questo. Ok? Ci sono due pause. Allora abbiamo fatto ping pong, fa. Si sono accese tutte e due. La A parla con la B di qua, la A di qua parla con la B dall'altra parte. A questo punto forse l'avrete finito e dico, voglio provare, così così, voglio provare una cosa. Partiamo da comunque una variante, tutte e due le coppie una volta per uno. E chi c'è di Martina di qua e Alberto di là? Appena loro attaccano a parlare, provate a salire piano piano. Siamo pronti? Tutti e sei? Ok. Comunque una variante. Adesso non viene più, vero? Viene. Viene lì, non lo sentirà nessuno. Devi dire tutto di qua. Viene.
solo che non viene più tanto spesso. Tutto qui. Comunque è una variante. Adesso non viene più, vero? 1, 2, 3. Viene. 1, 2, 3. Solo che non viene più tanto spesso. Tutto qui. Solo che non viene più tanto spesso. Tutto qui. No, tutto qui lei e tutto qui tu. E se ne va. Diciamo che l'abbiamo fatta. Se non volete avere questa intimità, almeno devi andare qua. Là non ti sentirà nessuno. Fatta! Oltre lei, un paio, oltre la meccana. Questa è finita. Grazie, perfetto. E legate. La faccio insieme, assieme. Questa bella. Se volete ve la dico anche, la prima volta partiamo da comunque che è una variante, lo finì, mi seguite le quattro? Ve la dico, da comunque una variante fino alla fine, poi da solo quella lì, solo non viene più tanto spesso e poi ripeterà tutto qui, ve la dico, quando lo sono pronti, che siete pronti, sentiamo come viene. Comunque una variante. Adesso non viene più, vero? Viene, solo che non viene più tanto spesso. Comunque è una variante. Adesso non viene più, vero? Viene, solo che non viene più tanto spesso. Solo che non viene più tanto spesso. Tutto. E questa, ok? Ok. Questa andrà su e dirò, ragazzi, proviamo a vedere se la facciamo veramente, cioè come può venire in allestimento questa. Oh, se ripartiamo sempre da quel quadrato di prima e li facciamo tutte là dentro? Solo non vediamo. Ok. Le stelle sono vostre e queste. No, qua c'è un problema, rispetto a quello che avevamo detto, c'è questo problema del ritmo, però lo possiamo accettare. Certo. Cioè che, come avevamo detto, che te qua ci chiedevi di fare... Esatto. E questa è la cosa che lasciamo. Ah, ok. Va bene. Per cui non so, se te c'hai un tempo che noi prepariamo. Certo, io posso anche andare a discutere con loro di come vorrei che steste zitti, una rottura di coglioni, lo so, fino alle 5. Ma pensate quanto vi rompo il cazzo io a parlare sopra di voi. Per cui, siccome voglio meno rompere il cazzo io, state zitti. Potessi che mi fa parlare con loro, come ho fatto adesso. Ok, perfetto. Vedete che la pausa va rispettata, bisogna contare 3, il silenzio è 7, ok? Bisogna avere un respiro comune. Quindi noi aspettiamo comunque che te hai... Ci chiamo... No, io mi chiamo che... se ripartiamo da là per fare la seconda, lui veramente. A questo punto c'è il modo di prepararla, là, tutta la cosa. Ma esatto. Forse la pausa, dici no, noi lo prepariamo. Mi volete fare qualcosa, ragazzi? Avete un'idea su questa scena? Allora, vediamo. Ok, chi sono i due? Chi sono i due che devono fare questa? Allora Berta e Martina, che sarete già pronte. Avete tutto il tempo. Sì, sono le tue cose. Ok? Sono i tuoi. Martina, sì, e li sarai portati dall'inizio. Non, dove stanno, sono te? Stanno sulla rella? No. Stanno là fuori? No. Sono in scena con te. Alle 7, quando cominciamo il riscaldamento, te li metti in un posto che sai solo tu e te le trovi tu, ok? Elisa farà solamente, ti verrà a chiedere, sono a posto le tre cose, lei non, manco lei lo sa dove sono. Perfetto. Qua sta avvenendo questo montaggio, le sette che le sistemate voi? Sì, ribadiamo lo stesso concetto, anche queste sette sono... Per cui c'è tutto il tempo di iniziare a vedere le sette. E vediamo qual è la posizione. Prendete le due sedie. Mi sta qualcuno dietro qui? Sono qui le sedie. Grazie. Okay. Mi dite come sono messe Berta e Martina? Fatemelo vedere. Aspetta. Se quello è il centro. Sono così, ok? Loro vi mettono le sedie, vi montano anche questa cosa da 16 ore che ho chiamato cinematografica che viene montata davanti. Tu, quando è pronto il 16 ore ti vai a piazzare. Vai a sedere.
Martina ti vai a prendere qua. No. Ci siamo? Quindi prima entra lei, poi insieme. Come vuoi Martina, è uguale, non è ancora iniziata la scena. Non vorrei che entraste mentre loro ancora sistemano, perché se no svegliamo che cosa stiamo facendo. Diciamo, il segnale potrebbe essere il fatto che io ho sempre una luce allargata. Allargata per consentire a loro di lavorare. Esatto. Loro stanno montando tutti, voi siete pronte, entrate nel personaggio. Sento una si può distanziare dall'altra, poi già essere qui mattina. Ok? Prego. Aspetta, tu sei per i cazzi tuoi, loro stanno finendo di montare, la stanno mettendo su. Quando ho loro, lo sistema dove siete, quando OS vede che è tutto a posto, farà quello che sta per la linea, lo vedrai tutto il segno, tutto a posto. Intanto questa noi la presenteremo e poi c'è da poco il gioco con Danilo che ci dice più indietro, più avanti, è meglio così. E va bene così, quando diciamo che va bene. Ma Hare Krishna, lì no gli lascio. No, dai, vai, vai. Quando diciamo che va bene, e questo è il segnale per voi, entra aperta, tu entri, ok, e ti vai a sedere, ti siedi e sarete tagliati così, ok? Inizia tutta la scena, va avanti tutta quanta. Alla fine ci diciamo, ma che leona che abbiamo avuto, si smonta, sacche di luci, quindi si smonta di tutto, andiamo qua, e andiamo al terzo tavolino che sarà muy rapido, e durante questo terzo tavolino io manderò via, e lo faccio adesso, i cinque dell'Ave Maria, fuori. Danilo, anche qui le sedie se le portano via loro. Le vostre le portate, Martina aperta, ve le portate via voi le sedie. Yes. Quindi, cinque Danilo, sono usciti. Martina verrà qua, giusto? Eh? Così. Qua. Sì, ritorna qua. Cioè, sono tutti e cinque? No. Ma voi vi serve luce, regà? Regà. Stop. Tavolino. Durante questo tavolino se avete bisogno di fare cose le fate, ma forse ce la fate anche senza. Come voi. Questo qua no. Perfetto. Tavolino del candidato. Finisce il tavolino del candidato. E io, chi sono i due che fanno il candidato in prova? Non lo so. Sono Marcellino. Vai, Roberta e Alyosha. E la veniamo a improvvisare qui, State montando adesso, Nel momento di qui nel tavolino. La vogliamo provare questa? Come vuoi. Sì, sì, proviamola. Sì. Ok. Allora, vediamo tutti i rumori e tutto quanto. Chiudete la montaggio porta. Montaggio del candidato, voglio ricordarvi, signorina i posti. Un attimo, quando ci siete cominciamo quello che dobbiamo fare. Aspettatemi qua ragazzi, un secondo che c'è. Dai le sedie del candidato? No, sì. Quindi questo è questo. Quando voi volete cominciare, dovete cominciare a improvvisare. Possiamo fare sempre noi due, nel senso... Volendo via una. E sì, quella sarà su, ovviamente, il fondale, sì, già questo sarà da tempo. Questo sarà già su, Questo sarà già su. Tanto sarà un delirio stasera, state tranquilli. Così. Sì, non c'è problema. C'è, non c'è problema. Però siamo noi che lo governiamo, cioè non dobbiamo rincorrerlo. Sia chiaro per tutti, non rincorriamo niente. No. Siamo noi a guidare. Mezzogiorno devo stapparlo come. Ah, sì, sì, no, sì, non in quel senso. Abbiamo un vincolo. Un unico vincolo. Un appuntamento vabbè, solo. Sì. Sei in affare. Finché, alle 9 di mattina possiamo finire, ce la fai. Tu fatti comunque l'articolo. Ok, vai, sto andando. Ok, allora vorrei finirla improvvisata questa cosa. Cominciamo a farla qua. Roberta e Alyosha, mi prendete anche le sedie? Sì. Quelle adesso lasciate in un attimo. Quelle sedie lasciate. No. Perché ci servono per... Ok, allora prendete altre due. Che saranno lì. Ovviamente, andiamo. Sì, stanno insieme... Se invece te le voglio portare via nello spostamento prima, lo puoi fare. Ah, tanto saranno già qua. Se vi serve portarle via prima, le siete portate via. Comunque, sì. Alessandro, come fai a essere già lì? Prego. Non fare il tuo. Vai. Là.
tu lo devi ancora fare il sacco. Perché se ti ho dei tumori, pensavo già adesso. No, no, tu sei ancora lì e sei seduto al tavolino. Comincio l'intervento. Ok ragazzi, la vorrei vederla questa scena un attimo. Allora, Lamb, perché la protezione si chiama Lamb? Agnello, non è raggiunto, questo è il point. La dobbiamo fare qua questa cosa, perché siccome si è, perché là è quello che avviene, stanno montando, qui dobbiamo mettere attenzione qua. Okay. Ti metti in un angolo là, sì, Alyosha, diciamo che il quadrato è questo, allora questa la mettiamo così, ok? Qui c'è tra in situazione, tu invece no, ti metti dietro. Qua. Dietro. Sì, 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 no, è assoluto. Ti metti qua. Allora, l'idea è che tu sai, anche tu sei soggiogata dalla multinazionale, anche tu sei dipendente, per cui sai che vedrai Lamb, ma non sai quando. E non sai soprattutto in quale stanza è. Per cui te lo vai a cercare. Le altre quattro stanze sono qua davanti, ok? E tu fai. E te ne apri una. L'altra, 3, 4, la quinta, lo trovi, infatti con attacchi A, signor Lamb, com'è? È così. Ah, c'è questo A, buongiorno. Proviamo qua a vedere che succede. Lei ovviamente non ha nessun problema, non protesta per questo, lei è dipendente. Fanno così e noi eseguiamo. Il panino McDonald's si fa così. Ah, buongiorno. Perfetto. Oh, buongiorno signorina. Signor Lamb? Precisamente. Perfetto. Darò un foglio. Allora proviamo a dargli un foglio anche. Dani, comunque noi a questo punto. Ah, siete siamo già pronti, perfetto, sì. Benissimo. Ok, proviamo a vederlo. Allora, passate un po' le luci, per me è il segnale che si è matto via tutto, Oh. Allora, a quel punto io te la chiamo. Esatto. Proviamo a entrare in una. Allora, sì, ci vorrà sicuramente un foglio. Fermi tutti, i due, Sguelia, Mauro e Natalia, e allora, è per voi, non potete esservi qui, per cui Mauro dovrà essere qua, Natalia dovrà essere di là, la macchina sonora l'avete già fatta entrare, no, allora voi non siete pronti ragazzi, il pronti per me è con tutti qua, per cui, dalla scena tu c'hai, lei è qui, Mauro di là, Alessandro, che nel frattempo tu adesso dove sei? Sto girando. Stai girando. Ok, va bene. Quando ci doveva essere là, adesso ci doveva essere là, un classico. Benissimo. Sì, sono un cacacazzi, sì, Alessandro, prego. Ti vai a mettere a sedere. Alessandro deve essere lì, Alessandro lì, il campo là. La macchina che sonora quindi la chiamo io. La macchina sonora c'è un accordo, guarda. Va bene. Quando io devi avere una colonna. Però tu fai questa torre. Il torre è già sotto con i 5. Allora ti do l'ok quando è tutto pronto. Ok Mauro? Ah, già vestito? Ok Natalia, già pronta, da tempo. Vestita totale. Le due sedie ve le hanno messe i ragazzi, giusto? Adriano ci ha ripetato voi, come sei a posto? No, la farò anche con voi, Annalisa, non ti stai a preoccupare. Come vedi il tempo c'è, loro sono andati. Annalisa e Marci, come fai a sapere se c'è anche tu? Ah, benissimo, adesso ci sarai anche tu. Vai. Allora abbiamo finito con Annalisa e Marcello. Anzi, ho cominciato Annalisa e Marcello, mi sa. E vado poi con Alyosha e... Sì, esatto. Prego. Allora, scusate, non siete voi, ma sono i secondi, per cui Alyosha e Roberta. Come avevamo detto, sono qui, io sto continuando a improvvisare. Stiamo lavorando, stiamo là. Per cui per me il segnale è quando si farà buio qui intorno. Ok, Roberta, proviamola questa cosa. Io poi non. Dai, da capo? Da capo, fai l'ingresso, ingresso subito. Ingresso subito. Ah, buongiorno. Oh, buongiorno signorina. Il signor Lamb? Precisamente. Qui fotti, cioè metti. Sì, sì, certo. Aspetta. Cioè, e questa è la luce per là? Per cui noi siamo. Questa la puoi. Sei, a noi il fatto che ci spegni qui che ci dà il segnale. Che, ah, ok. Ok? Forse. Allora io. C'è una sorpresa a noi, capito? Ok. Perfetto. Qua. Siete dentro, fottetevi di noi. Via, però questo, via. Natalia, cominciate, non guardare me e cominciate il tuo lavoro. La facciamo, la seguiamo tutta, ok? Sì, sì. Questa la facciamo tutta.
Natalia, lo devi avere già! Quando ti dico devi essere pronta, devi essere pronta! Cazzo! Se adesso, adesso non è più pronta, questa scena qua è... Avete la responsabilità che queste tre scene sono... Vai! Sua voce, Mauro. Ok. Benissimo. Siega. Prego. Posso attaccarle questo apparecchio alle palme delle mani? Cosa sono? No, si può ridere stasera, se succede. Vai, vai. Elettrodi. Ah, già. Che buffi arnesi. E ora i recipitori. Innesto la spina. Innesto la spina? Ah, già, è ovvio, è necessario. Fagli fare il colpo, Mauro. Innesto la spina, pam! E lì innesto la spina. Ritorna? Vai. E ora i recipitori. Innesto la spina. Innesto la spina? Via! Ah, già, è ovvio, è necessario per stabilire se sono idoneo, vero? Indiscutibilmente. Si rilassi. Preparati che devi far partire tutta la macchina, Natalia. Annulla. Si rilassi completamente. Si senti rilassato. Stop, Mauro, non la puoi guardare la sedia? Non lo puoi fare. Quando? E quando adesso? Prima di sederti hai fatto così. Non lo puoi fare. Mi facci. Okay. Sfrutta questo andando con le gambe, te la senti con le gambe. Bene. Quando sei sicuro di avercela, sotto il culo ti ci siedi. Siamo arrivati, è perfetto, fino qua siamo avanti. Lei si considera un individuo eccitabile? No, non eccessivamente. Ecco, io... Non ha mai crisi di pianto? No, non le chiamerei esattamente di pianto. Fa spesso cose di cui subito si pente? Pentirmi? Cose di cui mi pento? Ma, dipende da ciò che lei intende per spesso. Voglio dire, quando lei dice spesso, si tratta di... Le donne lo sconcertano? Sì, le devi tagliare, Natalia, c'hai anche il testo davanti. E taglia, su, se no siete morti. Donne? Si sente sconcertato? Sconcertato? Dalle donne? Donne? Uomini? Scusi, un momento, io, ecco, intende due risposte separate o una sola complessiva? Dopo una giornata di lavoro si sente mai stanco? Irritabile, agitato, nervoso, dispettico, frustrato, patologico, incapace di concentrarsi, incapace di dormire, incapace di mangiare, incapace di stare in piedi, incapace di star seduto. Pensale ognuna, Mauro. Tutte le domande che ti fa, tu ci pensi, eh? Sensuale, incalore. Pieno di voglia, pieno di energie, pieno di paura, svuotato, svuotato di voglia, di paura, di energia. È difficile dire... È un tipo soscevole? Ecco, ha toccato un tasto interessante.
interessante. Sofredezemi? Diapatia? Porpora? Beh. E vi costa. Come ha detto? E virgo intatta. Ah, sì, lo sono. Non ne faccio un mistero. È stato sempre un virgo intatta? Sempre. Da quando è nato? Da quando sono nato. Ha paura delle donne? Dei loro abiti? Delle loro scarpe? Delle loro bocce? Delle loro risa? Del loro modo di sedersi? Del loro modo di parlare? Delle loro bocche? Occhi? Mani? Dove vai? Dove vai? Sei al buio? Piedi? Non puoi uscire da quella linea! Guarda la linea sotto i tuoi piedi, vai! Mani, piedi? Dei loro polpacci? Delle loro cocce? Delle loro ginocchia? Occhi? Delle loro... No, se non la preparare ti prego così. Ah, ok. E dai, il silenzio, c'è una pausa, non adesso stiamo per cagare la perla, dai. Delle loro... No, da prima, se no non lo sanno. Tre battute prima, dai, tre cose prima. Occhi, qualcosa prima, ginocchi. Ah, ginocchi, occhi, delle loro... Delle loro... Delle loro... Chi lo fa, Elisa? Lo fai è fortissimo. Proviamolo? Era giusto, no? Sì. Vai. Scusate, va bene? Che ditemi qual è il vostro problema? Questi problemi? Per Valeria deve andare a mandare. Quando inizia a tremare sulle B? Quando inizia a tremare, sul segnale che lei dà così a loro. Sul colpo di. Lei mi disse tu questa cosa, poi scusate, non era montata che lei era seduta, la deve essere seduta, ok, non importa, ma non lo puoi fare, sei seduta quindi, ok? Ok. Con l'ultimo fai questo, come il primo. Il primo è qua, il secondo è qua, il terzo è qua, ok? Facciamo questo, facciamo di nuovo la strappa con questo, con i rumori, dai rumori in avanti, poi ti devo dire una cosa, ma vai. Siamo Valeria, ci siamo rumoristi, diciamo, partiamo da E virgo intatta, il primo è virgo sol. E virgo sol? No, è virgo intatta. È come virgo sol? E virgo intatta? È una marca di ciunga. Pensa, una marca di ciunga. Vai. E virgo intatta. No, scusi, sì. Così te la bruci. E ti diverte. Virgo intatta. Senza, è una marca di chewing gum. Una marca di chewing gum venezuelana. Vai! E brigata! No, e così non si capisce un cazzo. Deve essere non comprensibile, ma non. Brigata! No. E virgintatta! Lo devi dire, virgintatta! Virgintatta! Virgo intatta! E virgintatta! E virgintatta! Ok, dai, va bene, prova, vai. E virgo tacta? Sì, sparo, vai. E virgo tacta? Sì, va bene Natalia, va bene. Come ha detto? E virgo campane, ragazzi. Tacta? Ah, sì, lo sono, non ne faccio un mistero. È sempre stato virgo intatta? Sempre. Da quando è nato? Da quando sono nato. Ha paura delle donne, dei loro abiti, delle loro scarpe, delle loro bocce, delle loro risa, delle loro occhiate, del loro modo di sedersi, del loro modo di parlare, delle loro bocco, occhi, mani, dei loro polpacci. Risiediti. Vai! Vai da qua. No, da qui, da qui. Non rimanere, no! Dico solo, non rimanere in piedi. Ti chiedo di risiederti adesso. Vai avanti da qua. No. Da seduta. Sempre seduta.
No, Natalia, ti sei alzata adesso come hai fatto? Adesso vatti a sedere. Perché voglio che il segnale che tu mi darai adesso tu lo faccia da seduta. Ripartiamo da virgo intatta, scusate, andiamo. E virgo intatta. Però col volume, per favore, Natalia. E virgo intatta. Come ha detto? E virgo intatta. Ah, sì, lo so. Non ne faccio un mistero. È sempre stato virgo intatta? Sempre. Da quando è nato? Da quando sono nato. Ha paura delle donne? Quello è un buco, eh? Vai, andiamo avanti. Dai. Dei loro abiti, delle loro scarpe, delle loro voce, delle loro rissa, delle loro occhiate, del loro modo di sedersi, del loro modo di parlare, delle loro bocche, mani, piedi, dei loro polpacci, delle loro voce, ginocchia, occhi, delle loro... Sì. Però adesso ho visto ad esempio il tremolio continuava, per cui era meno... come Paolo, devi fare una sospensione, no, devi fare una sospensione, cadi e non ti muovi più. Ok. Se ti continui a tremare io lascio tutto. Ok? No, se no, cioè come ti pare, può anche fare trema. No, come pare. Trema. Basta, una chiusa la devi dare. Sì, poi il segnale è quando sono su comunque, poi cioè, è la caduta. Il segnale si può tremare un pochettino più. Quando ti fermi dal treno? No, no, ragazzi, fai una sospensione, cadi e sei morto, cioè fermo, ok? Lui si ferma su, qui non ci sono altri tremori. Vai, glielo rifai un attimo per favore, e rimettiamoci in situazione, os, tutti quanti. Questa la dovete riprovare, eh? Sì. Ok. Poi ve lo dico, sono sceso giù. Allora, tu è chiaro, sei in una situazione non favorevole, nel senso che Mauro dovrebbe essere qui. E tu parlavi. Se lo metto qui, come diventa? Ok. Allora, Mauro resta qui. Vai a vedere cosa succede. Scendi giù, scendi, così ti rendi conto. Non c'è scala centrale, Natalia, di lato. Tu sei tu, bara, Natalia, bara, non bisogna guardare per forza la persona con cui si parla. Se la vuoi guardare veramente devi alzare il tono, perché sennò vai, non è lì il pubblico, Natalia, sai dove è il pubblico? Da laggiù in fondo, vai, ancora, laggiù. Guarda, buongiorno. Oh, buongiorno, signorina. Buongiorno, come sta, signor Len? Bene. Mi senti, Natalia? No, non mi senti, vero? Anche neanche mi rispondi, lo vedi? Sì, è vero. Capito qual è la cosa? E allora, quando lo spingi, non guardarlo. Se invece lo vuoi guardare, devi spingere. Il sarcofago va riempito. Ah, buongiorno, signor Lamb, come va? Bene. Qui non è naturale. Qui loro non mi sentono naturali. Ma sti cazzi, devono sentirti naturale laggiù. Tutto bene, signor Lamb? Sì, grazie. E vi contatta? Sì, lo sono. Da quando, signor Land? Sempre. Ah, adesso lei ha paura delle donne? Degli uomini? Dei cazzi? Dei mazzi? Ok, Natalia? Ok. Sì, pensi di non farcela. Guarda qua, guarda qui, che diventa ancora più interessante. Te ne fotti di lui. Certo, non è bellissimo recitare tra due che non si guardano, però per Pintare in questa situazione potrebbe essere. Per cui, se vuoi stare qua, devi spingere. Ma devi spingere anche se stai qui, eh? Ok. Ok, andiamo. Dopo me la rifate, facciamo il finale, così andiamo avanti.
chiedo solo una cosa, io. Sì, andiamo. Per la chiusura di questa scena, noi ci abbiamo. Alla sua caduta va in cubito la macchina. Esatto. Rimane il quadrato che c'è l'uscita. Esatto. L'uscita di Natalia? All'uscita di Natalia, come vogliamo fare andare via? C'è il... Fa il buio. Andiamo allora, in buio. Allora signore, le faremo, la terremo informata. La sua uscita è il buio là dentro. Buio qua dentro. E non procedere. Da terra. Quindi c'hai il senza il passaggio al buio, vai subito in fede. Poi non passerei al buio. Perché... va bene, perfetto. Però è scena. Esatto. Ok. Chiama allora, l'applauso, altre cose. Ma quando c'è il passaggio tra l'uscita, una cortesia, esci dalla scena, se così noi facciamo sparacchino. Dobbiamo arrivare. No, c'è praticamente il passaggio da questo qui al fedalino della porta. E noi andiamo via con tutta la luce della porta. Sì, lasciamo la portiamo via noi. Se sì, va, facciamo l'ultima volta la prima intatta, ok Os? Sì. Ok, rumoristi, grazie. Valeria, ci siamo. Macchina dietro, ripartiamo dalla prima intatta, grazie. Quando vuoi, Natalia, con un altro volume, dai. E virgo tacca. Oh. Come ha detto? E virgo intatta. Ah, sì, lo sono. Non ne faccio un mistero. Bravi. È sempre stato virgo intatta? Sempre. Da quando è nato? Da quando sono nato. Ha paura delle donne? E questo è il volume. I loro abiti? Questo le loro scarpe? Le loro bocce? Delle loro rizza? Delle loro occhiate? Del loro modo di sedersi? Del loro modo di parlare? Respira. Delle loro bocche? Mani? Piedi? Del loro polpacci, del loro cocce, ginocchia, occhi, delle loro, delle loro, delle loro, delle loro, delle loro. Ah, ti ho pensato che cosa vuol dire? Tante grazie, signor Lang. Dritta, guarda in là. La terremo informata. Via. E qui Os puoi fare quello che vuoi. Cambia la luce. Vai, no. Ah, cioè, siete lanciati a disposizione di scegliere, no? Tieni a tirare il segnale, va, ah, Valeria. La Catania? Con furore. Con furore, benissimo. Allora, bene, l'abbiamo fatta. Adesso vorrei vedere delle cose... E prima di passare oltre farei un esercizio. Io sto andando avanti veramente perché non l'abbiamo mai fatto questo. Sì, su questo esercizio noi facciamo il canastone famoso. Esattamente, esattamente. State andando a... Ok ragazzi, potete venire per favore nel tuo corso, vengono ad accatastare. Disponetevi nello spazio, grazie. Ok, disposto nello spazio. Marcello sveglia e stiamo già lavorando, eh. Questo è il lavoro, non è vacanza, ok? Liberatevi, a 5 liberatevi dalla vista, l'uno dall'altro. Pronto? Pronto? Prego. Zedda, portati anche Pinos, vai! Scià! Pronto? Scià! Sto andando avanti ragazzi, come se, va bene? Adesso proviamo a fare un esercizio, mettiamoci in cerchio, guardando verso il centro, se, le distanze, per
stringere, da stringere, no? Siamo tornati proprio al marzo di 2 anni fa, Ragazzi, stessa distanza, perfetto. Ognuno guardi la schiena dell'altro. Ok? Cominciamo a camminare. Campana, ragazzi, che adesso facciamo un nuovo modo di mettere la fabbrica, se mi seguite tutti quanti. Stiamo già andando avanti come si è. Stiamo preparando, sì. Perfetto, no, adesso immaginate come succede. Perfetto. Cominciamo a formare un triangolo, per favore. Gruppo, fermi un triangolo. Roberto. Un triangolo tutti quanti. Armando, non puoi perdere il passo. Il triangolo lo fai solo se cominci a girare negli angoli. Sì? Facciamo un quadrato. Va bene, è una merda, prego. Via! Vogliamo far vedere a questi signori come si fa? Signori, come si fa? Mettiamo tre quadrati a terra, ragazzi, su. Via! Le cantinelle? Sì, con delle cantinelle, Adriano. Facciamole. Non qua per te, facciamo 3x3, un po' più piccole, grazie, Adriano. E proviamo anche a collegarle con dei camminamenti, un po' di schiaccione. Un po' di schiaccione, Adriano, grazie, sì. Ragazzi, ci dai la mano a prendere un po' di schiaccione? Così almeno capiamo quali sono le vite, cosa fate con i bambini? Bisogna segnarvi la terra e noi la segniamo a terra. Oh, signore. Io domani sera non intervengo in questa cosa, Cioè, se un esercizio è una merda, si va a casa direttamente. Funzione? Zeta, vuoi vedere se esci davvero adesso? Realtà, funzione? Sì, quello dovrebbe essere su, ma mai non importa. Andiamo insieme se ce la facciamo lo stesso. Sì, dai, se puntare in forza lo facciamo, no, c'è un tappo. Ah, lo alziamo subito, dai. Ok, dai, no. Adesso ci facciamo il percorso così capiamo come si fanno gli angoli. Sì, questo. Gli aiuti danno un aiuto? Grazie. Arrivo, Ok. L'ho abbassato il valore. Vediamo. Vediamo. Gli ha segnato ieri, ragazzi, i quadrati delle cantine. Chi li ha segnati? No, materialmente, chi ha messo la struttura? Mauro? Stop, fermi tutti, vediamo fare il foglio, per me qual è la gara? No, sì. Sono esterni. Ieri e vengono così perché mi sa che già ieri erano un po' più larghi. Vedi, Danilo, perché qua sono messo così. Ok, questo è l'angolo praticamente. Esatto. Allora. Questo dovrebbe essere l'angolo. Valerio. Ok? Ok. Allora qui è come se avessi un'illuminazione anche qua. Ok. Pensiamo a scala eccola qua. Ragazzi, tu filare qua, Oh, ragazzi, veglia! Proviamo a mettere anche due sedie. Il ghiacciolo c'è tutto un filare qua, puoi ricordare? Valerio, ti porti due sedie e le metti qua e due sedie nell'altra scena? E poi le mettiamo tipo lamp. Qua c'era un quadratino che si può qui invece tutto qui, ok, Alessandro, perfetto. Ricordate che
lasciamo un po' di più di spazio. Ma adesso? Vabbè, io dovrei averci una cosa, non posso disco qua. Prova questo, ok? Forse ne manca una, la ricetta c'è quella, sì. Piace, ok. Sì, no, un po' più larghe. Sennò quella si va da scuola, qua. Che i seri partecipanti ai Peter, vanno nel rosso, per favore. No, quella è la verità fatta. Vorrei capire il pizza. Ok, Daniela, le distribuisci lo spazio un po'. Sì, è così. Dobbiamo guardare i piedi a terra, che c'è tanto. Io sì, lì ci sono Allora ragazzi, ascoltatemi bene, io farò girare questa sedia che mi è venuta come os. Eccolo. Proviamo a mettere la situazione luogo di lavoro. Che non so perché questi quadrati hanno fatto venire in mente qualcosa. Tipo fabbrica. Tipo fabbrica, luogo di lavoro. Questa cosa delle. Bisogna di una giornata di organizzo delle cose, se no un paio di cose che sono che c'hai su? Buttiamo giù i neon! Ah, si crede che è roba di servizio. Servizio. Vabbè, Totò e Peppino proprio, eh? Pagiamo la Peppino. Andiamoci neon a tempo con armonia, grazie. Benissimo, e allora invece io passerò la sedia nera. Ok? E quando la sedia nera arriva nell'angolo, Roberto, tu la butti dentro e questa scena parte al massimo livello, ok? Non le stiamo recitando queste due scene. Deve essere una cosa abbastanza meccanica, siamo in una catena di montaggio per tutti. Dopodiché, Roberto, fai il giro e la sedia la porti a Lorenzo, che la passerà nella stessa situazione in cui è arrivata, finché arriverà la Rioscia la butta dentro questa scena. Ah, si continua a complicare. E parte questa. Poi la porto a Noa, che rifarà tutto il giro e arriverà a Elena. Elena la butterà dentro e parte questa scena di volume e di ritmo. Dopodiché Elena la porta a Maurizio e come Maurizio la ridà a Rossella, Valerio fai partire questa musica, vediamo se ci sta, e si comincia a dare. Come parte la musica sentirete che non parte subito la batteria. Giusto, è sincronizzato, no? Non parte sulla batteria, c'è un preludio. Il preludio è come se mettessimo in moto le macchine. Ok, troviamo questa cosa di meccanicità, che qui ancora non è partita la macchina, ma come parte la batteria? Parte subito la cosa gli esercizi di meccanicità che abbiamo fatto all'inizio del mese. E ovviamente le scene si fermano del tutto. No movimento, no parola. Appena parte la musica la prima volta. Dopodiché darò dei segnali perché la musica si fermi, i gruppi continuano a lavorare, la catena di montaggio continua ad andare, è pista, dovete andare, è una fatica, è catena di montaggio, è fatica. Ok, non è lo scherzo, si va. Dopodiché io interromperò di nuovo e le scene rivanno su, ok? Riandrà la musica. Nel frattempo il gruppo, le catene cominciano a collegarsi tra loro, non è più un movimento singolo, è un singolo ma in collegamento con gli altri, sempre con musica. Qua allora ci si muove, non si sta fermi come prima in silenzio, ma ci si muove durante la musica, al secondo giro. Per voi, siccome non si capirebbe, si devono muovere le teste, ok? La musica sta andando, qui il ritmo va, si va come schegge. Dopodiché interromperemo ancora. Io durante i silenzi posso dire le cose e chiamare una scena piuttosto che un'altra. Dopodiché ripartirà la musica e durante questa musica si parla e ci si muove. Per cui quando ci sarà l'interruzione musicale le scene saranno già vive. Vorrei degli attacchi, ok? È lavoro, è fatica, per cui non buco e poi attacco, ma subito. Se non doveste essere in scena, si può anche ricominciare da subito. Anzi,
Se vi viene di ricominciarle da capo ogni volta, non è neanche sbagliato. Mi sono spiegato? Chiaro per tutti? Sì, solo una cosa, Danilo. Cosa vuol dire buttare la sedia del Bruno? Cioè, buttare la sedia del Bruno vuol dire avere un segnale, come abbiamo visto prima per Mauro, per dare dei segnali a un compagno, bisogna fare come una specie di sospensione prima, tipo, ah, e poi, va! Cioè, cioè, se tu arrivi e fai così, anche se è veloce, non è un segnale, non so come dire. E poi va di là. E poi, esatto, per cui c'hai una cosa, prima una sospensione, fermo, e poi va. E la consegna la mano. Va bene, proviamo a fare una volta. Osso, è questa o... Appena iniziamo, va. Allora, il segnale per tutti... Ho scompreso il mio passaggio della sedia. Tu, Valerio, quando ritorna qua, la sedia la prima volta come vi arriva la rimandate, la seconda volta è come la manda Rossella, come deciderà lei, vi arriverà, e poi dopo è free, ognuno la cambia come vuole. Pronti, concentrazione, adesso. Ah, buongiorno. Oh. Buongiorno, signorina. Il signor Lam? Precisamente. Sì, sì, certo. Lei ha presentato domanda per un posto? Sì. Si intende di fisica? È la mia vita. Bene. Dunque, la procedura è questa. Prima di discutere le qualifiche del candidato, stiamo sottoporlo a un esame... Cos'è? Vai, 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 vai! Lei ci considera un individuo facilitabile? No, 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 no. E da
tutto e portiamo in Polonia. Siamo alle 7, no? Sono un miracolo, giusto? Ok? Sciocchi, va bene. Ok? Le sedie sono là, prendo le prime sedie. Anzi, un po' di gente rimane qua. Facciamo il passaggio di sedie, dai, vediamo. Era qua subito? Sì, era qua. Sì, ok. Ah, ma facciamo con un altro ritmo questa cosa, sì, facciamo una differenza e capiamo cos'è un ritmo meccanico, uno più fluido. Potremmo farlo con quella musica africana, con la canzone africana. Proviamo adesso. Thank you.
Ok, vediamo un po' questa com'è, se non so a che punto saremo. Aspetto che Oss l'accenda. Ah, mi dicono che devo stare fresco l'accensione, Oss. Ok, allora diciamo che chiedo, Tony, che ore sono? Sono le 23.16. Era quello che non capivamo. 23.16, la dura da solo due ore e dovevo andare a casa. Facciamo, facciamo. Casomai domani mattina ce lo vediamo, quindi lo mettiamo a inizio domani? Eh? Inizio giornata domani? Inizio giornata domani, diciamo per il 10 alle 10 domani mattina, per l'una avete finito? Sì. Per finire all'una devo cominciare da ok, alle 9 apriamo, una finiscono, all'una arrivano loro, le locandiere vanno provate, poi fate pausa e cominciamo, perché domani sera alle 7 cominciamo il lavoro, va bene? Grazie, se volete andare, grazie, ci ringraziamo come facciamo sempre. No, non è così. Ora, ora! Se succede così faccio
qui c'è un effetto di vaccino. Ok? E su questo dice... Esatto. Ok, non ho mai provato, potrei anche dire una cosa sui macchini, però non ho il pirandello, non so che esatto. E questa tutta qua. Ma verrà così, no? Sì, no, se non sono strato una porta. No, è sempre generale per questo effetto. Ragazzi, ok, liberi, arrivederci. 7 meno 5, ce ne deve essere qui, la missione. 7 meno 5. Ok? 7 meno 5, grazie. 7 meno 5 per tutti, ragazzi, grazie. Riposo. Allora, prova 25-27. No, sì, c'è proprio la cosa per il capo atomico di sé. Massimo, mi raccomando, Loro si stanno, 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 loro si stanno
questo caso. Sì, sono regole. Forse era meglio un po' più basso. Sto venendo. Allora, la tua roba avevo... Ah, fai la memoria allora, si può dire che sono dalla bassa per un momento. Scende Ale! Al tardie, mi deve chiamare al tardie, sennò non posso. Comunque si chiude con la luce media, quella là si fa, si fa forse tardie, capito? Come a dire, iniziamo domani con questo e già le luci sono pronte. No, perché l'aula vedo, non sta gli ordini, lo vedo.
Dai, tu scendi, ma sei basso. Ti metto così, no? Sennò che metto la sulla bocca. No, ma tu vai. Ma che te metti? Sony! Ma dico che ti accendo? Thank you.
Come dovrebbe stare? Ah, perché dovrebbe stare così. Dovrebbe essere un quarto di un'ora. No, ma anche con il primo lo stiamo facendo. Il primo di questi stiamo facendo. Questa che arriva a quell'altezza dell'americana là, quindi lavori con l'americana più su. Sì, eh.
Sì, poi qua c'è anche il controdeclivio, per cui se non stai attento vai dietro. Poi non si lavora mai così. Stai proprio dritto, verticale, quindi ti devi sbilanciare un po' in avanti e lavorare senza presa. Stai proprio solo sui piedi. Questo è stato sistemato. Ok, grazie, la cassa da morto può salire. Ok, grazie. Quindi adesso per la fine si sta dentro che non si è di solo che cacchio. La colazione di caldo, allora. Innanzitutto ricordiamoci che è questa. Va dentro e ci vuole dentro.
lascialo. Vale. Wow.